Allora, Presidente, una vittoria in extremis dopo una partita che per tre quarti di fatto non si voleva sbloccare, poi Foderaro l'ha sbloccata, il pareggio immediato, la reazione del vocale e nuovamente Foderaro poi ha consegnato una vittoria che vi proietta ancora di più verso la Serie D. Allora, oggi abbiamo affrontato la squadra, credo, più difficile del campionato di eccellenza quando giochi in casa. Non è che lo voglio dire io per fare dei vanti alla mia squadra, assolutamente no. I numeri parlavano chiaro, il vocale fino ad oggi avevo subito in tutte le partite che ho giocato sul proprio terreno solo due gol e non aveva mai perso. Oggi il vocale perde l'imbattibilità casalinga e subisce gli stessi gol che l'aveva subito nelle prime 10 partite. Ciò vuol dire che il Coriano è stato costruito per vincere. Chiaramente la differenza in questa partita maschera l'hanno fatto i cambi e i singoli giocatori. Infatti noi abbiamo tolto dal campo Isgro e è stato sostituito da Giovanni Foderaro. Io credo che sono poche squadre si possono permettere il lusso di togliere Catalano dal campo ed entrare Gonzales o addirittura togliere Biondi e far entrare Cosenza. Abbiamo anche Bezzicchi in panchina, quindi abbiamo due squadre. Oggi in questa partita maschia effettivamente è stata decisa da questo cambio tra Antonini Sgro e Giovanni Foderaro e ha fatto la differenza mettendo a segno due reti. Come diceva lei, effettivamente c'è stata una reazione veemente del vocale dopo aver subito il gol, con un'incertezza, mezza incertezza pure del portiere del vocale, perché ha fatto un'uscita poco consono in quanto c'era l'aria piena di giocatori. Infatti due giocatori hanno avuto uno scontro e il piemontese ne ha avuto la peggio, infatti è finito in ospedale. E poi questa reazione del vocale noi ce l'aspettavamo, anche perché loro giocavano contro il Corigliano e volevano dare dimostrazione alla cugina Reggio Med, che ci sta mantenendo testa, che loro non regalavano niente a nessuno ed effettivamente hanno fatto la loro partita, hanno avuto questa reazione, hanno pareggiato e poi, come ti dicevo, la differenza del singolo ci ha portato il secondo gol. Io credo che abbiamo meritato la vittoria senza rubare niente e complimenti al vocale per l'ottima prestazione. Io credo che se il vocale da qui alla fine del campionato fa queste prestazioni, non credo che perderà molte partite, perché non tutte le squadre sono attrezzate come il Coriano. Coriano che sta veleggiando, anche se mancano ancora diverse partite, però ha un cospicuo vantaggio sulla seconda, sta veleggiando verso la Serie D, però a breve inizierà anche il percorso in Coppa Italia, un obiettivo che, come lei ha dichiarato fin da agosto, è forse il principale della stagione per il Coriano. Sì, l'obiettivo principale resta sempre la Coppa Italia Nazionale, però noi da qui alla fine del campionato abbiamo nove finali che sono le 9 partite che restano da qui alla fine del campionato e poi, se tutto va bene, dalla prossima partita in Coppa, che è con il Canicattì, fino alla finale sono ulteriori 7, quindi noi dobbiamo fare 16 finali, a prescindere se è il turno preliminare o è la finale per la vittoria del campionato oppure per alzare questa bellissima Coppa di dilettantistica. Chiaramente c'è questo testa a testa con la Regione Mediterranea, che sta portando avanti questo campionato anche loro in modo eccellente e grandioso, però io penso che da qui a 2 domeniche, quando loro hanno la partita credo difficile a Rossano, come noi abbiamo il derby domenica, loro hanno il derby con il vocale, poi noi andiamo a Sersale e loro hanno un'altra trasferta credo più difficile della nostra, che giocheranno con l'Olympic Rossanese, e se noi dovessimo fare 2 vittorie io credo che il campionato può darsi pure che fra 2 domeniche sarà finito, perché a 8 punti difficilmente la Regio Mediterranea ce li recupera, e tra l'altro noi abbiamo un ulteriore calcio di rigore che è la penultima partita a Coriano, perché non bisogna dimenticare che noi abbiamo il ritorno in casa a Coriano, che è la penultima partita. Chiaramente io faccio i complimenti al presidente Bruno Leia e a Mister Gianni per questa vittoria di oggi, perché onestamente 0-2 ad Acri con una squadra che si vuole salvare, rimondarla e addirittura farsela propria vuol dire che i meriti ce li hanno, anche perché ad Acri, come pure a Boccale, non regala niente a nessuno. Quindi complimenti pure alla Regione Mediterranea. Mister, avete ottenuto quasi in extremis 3 punti che vi proiettano ancora di più verso la Serie D, che si avvicina giorno per giorno. La dimostrazione dopo il gol del pareggio del vocale che questo Corigliano vuole provare fino alla fine a vincerle tutte, e il gol che è arrivato subito dopo che vi ha riportato in vantaggio, ne è la dimostrazione.
Ma sì, questa devo ringraziare i ragazzi che non mollano mai. Sapevamo che era una partita difficilissima, nel senso che trovavamo una squadra agguerrita, una squadra organizzata. Io credo che abbiamo disputato un buonissimo primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo fatto gol, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi senza nulla togliere al bocale abbiamo subito un gol sul calcio d'angolo, su una palla inattiva, secondo me anche schierati in un certo modo, eravamo anche di più in aria, quindi. E poi siamo stati bravi nel recuperarla, a crederci fino alla fine, però come diceva lei prima, è vero che si accorciano le partite, però è ancora dura, il campionato è ancora lungo, adesso sappiamo che anche per noi finita questa partita si inizia martedì a ripartire, anche perché domenica abbiamo il derby, quindi i derby sono sempre, come dire, sono sempre da prendere in considerazione senza nulla togliere altre partite. Due gol arrivati dalla panchina, e uno dei punti di forza di questo Corigliano è probabilmente la panchina lunga, la possibilità di attingere da chi non è sceso in campo dal primo minuto, senza però perdere in qualità. Sì, no, vabbè, ma non lo sappiamo, credo che lo sapete anche voi, è stata costruita una squadra dove ci siamo preposti due obiettivi, Coppa Italia e campionato, siamo stati bravi a vincere la Coppa Italia regionale e quindi proprio per questo c'era bisogno di costruire una squadra con 22-23 unità, con giocatori importanti, e così è, cioè io alla fine ho solo la scelta da fare, anche se a volte dispiace lasciare qualcuno fuori, però fa parte del mio lavoro, anche con dispiacere, perché li vedo lavorare durante la settimana, si allenano tutti bene, sono dei grandi professionisti, fanno dei grossi sacrifici, quindi devo dire grazie a loro che comunque si applicano, seguono un po' il lavoro, quindi sicuramente è un complesso, una squadra che è strutturata proprio per poter competere su due fronti. Una domanda, l'ultima, su Piemontese, ecco, sapete già le condizioni del ragazzo, se si è fatto male gravemente o se... No, credo che si sia aperto un po', hanno avuto questo contrasto in aria, quindi testa e testa, niente di particolare, il ragazzo sta bene, è cosciente, adesso non so quanti punti, quindi è stato suturato, adesso aspettiamo un po' le notizie, ma è tutto a posto, nel senso il ragazzo sta bene. Punti che magari si potrebbero aggiungere alla classifica? No, più di questo noi non possiamo fare, più di 3 punti in una partita non ti danno, quindi siamo già contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi, abbiamo raggiunto, quindi mi dispiace per lui, adesso dobbiamo valutare anche le sue condizioni martedì, perché effettivamente non so quanti punti gli daranno, giustamente gli sutureranno, e quindi aspettiamo notizie e poi speriamo di recuperarlo per la partita di domenica. Presidente, proprio in extremis il Corigliano si è riportato in vantaggio dopo che il Bocale aveva agguantato con orgoglio il gol del pari, ci si aspettava forse di riuscire a strapparlo questo pareggio, però la qualità dei singoli ha fatto la differenza? Sì, per come si è vista la partita l'analisi tua è perfetta, avevamo pregustato questo pareggio, perché effettivamente parlare di vittoria con una squadra di queste è pura utopia per certi versi, però sul pareggio credo che nessuno, neanche loro, potevano dire niente, perché è stata una delle partite migliori che abbiamo disputato, secondo me la partita perfetta fino a quando su quell'errore di passaggio sbagliato loro sono possessati della sfera e hanno fatto il gol. Mi spiace perché al contrario delle male lingue, sicuramente oggi abbiamo dato filo da torcere a una squadra che non ha bisogno sicuramente di fare favoritismi né nostri né neanche arbitrali, anche se qualcosa credo che ci sia da recriminare, però sui due gol credo che ci siano due grossi errori nostri fatti, uno forse sull'uscita del portiere e l'altro su un passaggio arretrato di un nostro giocatore che sull'1-1 ti viene da mangiarti le mani. Ecco, con questo risultato, tra l'altro la prima sconfitta in casa del Bocale in questa stagione, erano stati soltanto 2 gol subiti nelle 10 precedenti partite, 2 sono arrivati in pochi minuti quest'oggi, però resta il fatto di aver dato del filo da torcere fino alla fine ad una squadra come il Corigliano che sta vincendo il campionato a mani basse. Sì, oggi si è visto, io ho voluto fortemente la partita qua a Melito appunto per avere più... per avere più pubblico e cercare appunto di stimolare di più i ragazzi che si sono comportati benissimo, assolutissimamente, e
in più, voglio dire, in campo siamo stati molto duri nei contrasti, nelle cose. Le 5 munizioni nostre contro 0 del Corigliano stanno lì a certificare. Anche purtroppo il nervosismo finale sta a sottolineare che noi ci credevamo. Ecco. Per quanto riguarda appunto la corsa ai playoff, comunque quella che era l'ambizione dei playoff, probabilmente oggi si è chiusa in un certo senso, perlomeno per il quinto posto, perché la quinta, vista la fuga anche della Reggio Mediterranea, la quinta ai playoff non li farà. Resta quel piccolo spiraglio del quarto posto, però c'è da rincorrere. Sì, oggi fortunatamente ha perso pure il Cotronei, come ieri ha perso la Paolana, quindi diciamo che noi siamo lì. C'è da dire che Rossanese sta andando forte come le altre due. L'unicino di speranza, finché la matematica ce lo permette, è quello. Fermo restando che dall'inizio di campionato noi parliamo di salvezza e ancora comunque non siamo salvi. Quindi da martedì i ragazzi si metteranno sotto a cercare di fare questi 6-7 punti, quanto sono, per darci la matematica. E poi costruiamo qualcosa per il futuro, magari inserendo anche qualche under, provando qualche ragazzino in cui ci sono buone aspettative, non lo so, però sicuramente non regaleremo niente a nessuno. Questo, lo scorso anno c'è stato appunto la cavalcata, che non abbiamo perso una partita condannando anche delle squadre alla retrocessione, come favorendone altre involontariamente, però quest'anno faremo lo stesso. E comunque i punti che mancano per la aritmetica salvezza si comincerà a cercare di prenderli già dal derby con la Reggio Mediterranea. Ma sì, quella è tutta una partita a parte, là non c'è punteggio, non c'è graduatoria, non c'è volerti bene, volerti male, là c'è di giocare un derby, un bel derby sicuramente, all'altezza della situazione. Certo, non andremo a fare la guerra, nel senso che andremo a giocarci la nostra partita come l'abbiamo giocata oggi, anzi forse oggi siamo stati un po' cattivi a certi punti di vista, però di sicuro sarà una partita vera e bella. Pareggio, una sconfitta con qualche rammarico, perché dopo aver acciuffato il pari con secondo e pochi minuti dalla fine sembrava si potesse riuscire a strappare questo punto alla capolista, dopo una partita in cui comunque il Bocale si è difeso bene, con ordine, ha lasciato ben poco ad una corazzata che sta per vincere il campionato. Sì, noi sapevamo a che cosa andavamo incontro, d'altronde noi abbiamo giocato con una corazzata, come dici ben tu, con una squadra consapevole dei propri mezzi, una squadra di categoria superiore, questo non lo nego né io né nessuno lo può negare, e l'avevamo preparata proprio ad occhio. In effetti si è visto che la partita loro non è che hanno avuto grosse occasioni da rete. Purtroppo sto riscontrando che parecchie volte su palle inattive noi becchiamo i gol, quindi dobbiamo un po' lavorare su questo sistema di gioco. E comunque devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché hanno giocato una grande partita col cuore, con la testa soprattutto. Non ci siamo disuniti quando loro hanno tentato di chiuderci sotto e siamo usciti fuori alla grande. Peccato, veramente peccato, perché abbiamo fatto una grande partita e tutto quello che abbiamo cercato di portare a casa, che era il pareggio, era giustissimo, l'abbiamo rovinato con quella palla inattiva, che purtroppo è venuta pure con uno scontro aereo, dove poi sappiamo tutti quanti come è andata. Comunque c'è anche un po' di rammarico, se vogliamo, vedendo la prestazione di oggi, magari pensare ad altre partite, in qualche trasferta in cui giocando come si è giocato oggi sarebbe arrivato qualche punto in più. Io credo comunque che questa è una squadra che allora noi sappiamo che cosa abbiamo dentro, sappiamo che giochiamo a pallone, a calcio, facciamo anche tatticamente e tecnicamente molto bene. E se noi, tutti quanti noi, ci mettiamo in testa che abbiamo i mezzi per poter far bene, ci possiamo divertire fino alla fine e ci toglieremo anche delle grandi soddisfazioni. Una era questa di oggi e secondo me peccato averla persa proprio all'ultimo minuto.